Lei dove sta andando? Io devo portare una ricetta salvavita a una paziente che è a Villa delle Palme. Che è la casa di cura dove ci sono più di 50 contagiati. Esattamente. E non si riesce a mandare queste ricette rosse per mail. Lei ha un parente quindi dentro? Io ho una parente di 84 anni lì. Ed è tra le positive? Guardi, fino a ieri non mi hanno detto nulla, perché io sto chiamando e non mi hanno confermato nulla, quindi non lo so. C'è molta preoccupazione, immagino. Si comunica alla cittadinanza, non è consentito entrare e uscire dal paese. Tra qualche ora da qui non si entra e non si esce. La situazione, diciamo, no, all'esito dei dati che ci sono stati comunicati ieri sera sulle analisi sui tamponi che erano stati eseguiti il giorno 22, mi pare fossero state su tutti i dipendenti della struttura e su tutti i pazienti, un centinaio di tamponi di fatto hanno dato esiti poco confortanti. Abbiamo un totale di 68 positivi. Sul, diciamo, tra personale e pazienti ricoverati. State bene? Sì. Qua siamo in territorio di Cefaladdiana, anche se dista da pochi metri, diciamo, da Villa Frati, e non sono sicuro se posso entrare o meno, anche per questione, diciamo, per motivi di lavoro. Lei è all'ingresso dell'abitazione a Cefaladdiana? Sì. Però uscendo è a Villa Frati? E poi Villa Frati. Conosce qualcuno alla casa di cura, lei? Siete preoccupati, immagino? Qua sì, è normale che siamo preoccupati, la maggior parte li conosco quasi tutti. Quante persone ci sono là dentro? Ad oggi ci sono erano una sessantina di ricoverati prima dell'emergenza, ora intorno 9-10 saranno stati portati, fino a ieri mi pare fossero 9 quelli che già erano stati ricoverati nell'ospedale, presso l'ospedale di Partinico, saranno ora una cinquantina i degenti all'interno. E quanti operatori? Gli operatori in totale sono una settantina, 70-75 operatori. Siamo stati lasciati soli come tutta la nostra categoria in tutta Italia. Siamo privi di dispositivi di sicurezza. Vorremmo contribuire, soprattutto noi medici e medici regionali in questo paese, a dare una mano reale e non a essere solamente in questo momento prescrittori di ricette stop. Mi sento di dire che verosimilmente il contagio sia venuto da fuori, visto che all'interno del paese non avevamo avuto casi, quindi se è vero è che tanti dipendenti lavorano all'interno della struttura, se uno di loro fosse stato quello che ha portato il contagio all'interno, avremmo dovuto avere dei casi a Villa Frati. Ad oggi non ci risultano casi diversi da quelli che sono gli operatori dell'RSA e quindi verosimilmente, facendo un ragionamento logico, mi sento di dire che il problema è stato portato da fuori. Si comunica alla cittadinanza, non è consentito entrare e uscire dal paese.